Pareggio pieno di emozione e agonismo, quello maturato a Lauretti tra l'Olimpiatirus e il Castiglion del Lago. A Bianconi ha risposto Giubilei nella prima frazione e il pareggio, per numero di occasioni, è sembrato il risultato più giusto al termine dei 90 minuti. Primo tempo disputato da entrambe le squadre a ritmi alti, con Braccalenti e Tramontano a prendere le misure ai portieri avversari. Alla fine, prima dei due gol, sono proprio loro a concludere dalle parti di Quaranta e Rossi. Dopo 20 minuti di studio, dove Vicarelli è costretto al primo cambio Palmese e Ceccarelli per infortunio, a rompere gli indugi è l'Olimpia. Azione corale sulla sinistra, Tramontano si presenta in area ma di Potenza non inquadra la porta. La risposta del Castiglion del Lago è tutta nei piedi di Braccalenti, con la palla che anche in questo caso termina alta. Ancora loro, ancora le due punte a rendersi pericolose. Tramontano in area e Braccalone da punizione mettono però al lato di poco. Proprio il neoentrato Ceccarelli scalda un po' gli scarpini. Contrasto vinto con lo russo e tiro che anche in questo caso finisce debole al lato. Poi ecco arrivare gli ultimi minuti concitati di prima frazione. L'assistente di Papagno con un'indecisione dà la rimessa laterale al Castiglion del Lago. Gli ospiti costruiscono e Patrignani serve un assist al bacio per Bianconi. Piattone dell'attaccante sotto la traversa e primo vantaggio ospite. La risposta dell'Olimpia però non si fa attendere e proprio all'ultimo secondo ecco arrivare il pareggio. Calcio d'angolo, mischia furibonda, risolta da Giubilei con un tocco furbo. Si va così a riposo sull'1-1. Inizia la ripresa e Vicarelli manda dentro Pelliccia per Meoni. Il primo tiro però è quello di Agostini, che dal limite dell'area da calcio di punizione cerca l'incrocio dei pali. La palla termina alta. Dalla rimessa c'è un brivido per il Castiglion del Lago. Patrignani, rimettendo la palla in campo, colpisce Tramontano in pressione e la palla esce di pochissimo alle spalle di Rossi. Sugoni non ce la fa e quindi l'allenatore dell'Olimpiatirus è costretto a cambiarlo con Kubai per provare a mettere peso e centimetri nell'attacco dei padroni di casa. L'agonismo in campo si traduce in minuti spezzettati da continui falli. Minuti spezzettati terminati con Braccalenti che prova ancora a iscriversi nel tabellino del match, ma il suo tiro viene deviato. Sugoni inizia a protestare a più riprese per la conduzione di gara di Papagno e viene ammonito dal direttore di gara. Dopo qualche minuto di stasi, Leonardi scalda i guantoni di Rossi dal limite, il portiere però para sicuro, ma l'occasione per il vantaggio capita proprio al Castiglion del Lago, quando Miccio, con un tiro cross dalla destra, scavalca 40. L'estremo difensore dell'Olimpiadirus però è salvato dalla traversa. L'ultimo sussulto è prima per Cola e poi per Bianconi. Il terzino destro dell'Olimpiadirus, dopo una furbata di Agostini da calcio da fermo, viene lanciato in aria proprio dal numero 10, ma Rossi si salta, spedendo la palla in corner. Proprio nei minuti di recupero, minuti comunque concitati, prima viene espulso dalla panchina il presidente dell'Olimpiadirus Sandro Corsi per proteste e poi Bianconi con una torsione di testa prova a regalare 3 punti ai suoi compagni, ma 40 para facile la conclusione dell'attaccante. Triplice fischio finale di Papagno, non il massimo nella conduzione della gara e la partita termina con un pareggio tutto sommato giusto per quanto visto in campo tra le due squadre.